Allora, dicevamo, gran selezione, quindi 2015, annata molto ricca, molto interessante, grandissima Barolo, anche a Montalcino tra un po' dovranno arrivare, ma anche nel Chianti Classico ha fatto, è stata veramente molto interessante, ma non era così scontato, perché il rischio di fare vini un po' bomboloni, massicci, eccessivi, c'era dietro l'angolo, soprattutto sulla gran selezione, dove le aziende ancora non hanno ben capito cosa vogliono fare, se vogliono fare il cru, se vogliono fare il vino ipermassiccio, se vogliono, c'è un po' di confusione, quindi vediamo un po' la strada che Manuel e la Colombani Cencio hanno preso. Allora, sicuramente il colore è ovviamente più importante, più deciso, le note più comunque ancora belle violacee, le sensazioni vanno dalla viola, cioè si ricorda anche qua giù l'arancio rosso sicuramente, sensazioni un po' rugginose, sensazioni di sottobosco, magari invece la ciliegia che c'è l'amarena, le visciole, delle note che ricordano le carrube, un po' di macchia mediterranea, qualche sensazione un po' più di alloro, il lentisco, il mirto. Mi sto avvicinando ai denti riconoscimenti, e ora mi fermo. Però chiaramente è un vino che effettivamente sul lato olfattivo aromatico gioca molto del suo fascino. Lo assaggiamo e in effetti in bocca ha un bel ingresso, grande impatto, una bella forza, forse si è un po' scaldato, quindi adesso si avverte con un pochino di sensazione calorica, però ovviamente per tenere su tutta questa estrazione di tannino, di componenti dure, di colore, ovvio che un po' di alcol ci vuole, altrimenti diventerebbe squilibrato. Prima Cristiana ci diceva l'acidità, ci diceva l'estrazione, quindi il frutto e l'alcol, quindi le componenti morbide. Questo vino nel suo entrare in bocca e svilupparsi attraverso tutte queste fasi. È inizialmente dolce morbido, poi arriva la sensazione fresca, un po' acida, mista, fatta almeno la freschezza, e poi si scioglie in questa bella progressione, questa grande lunghezza dove si avverte il frutto, quindi c'è grande estrazione, grande ricchezza. La difficoltà è tenere questa ricchezza in maniera elegante, secondo me questo vino ci riesce molto bene. Sicuramente è meglio in abbinamento che da solo, ma nasce ovviamente per essere abbinato a una bistecca, cioè per essere abbinato a un piatto con un po' che porta una salivazione importante o con molta salsa come in questo caso. Quindi è un vino estremamente ricco, bello e anche destinato a un notevole invecchiamento.